9 aprile 2022 in diretta dalla bellissima Serra San Bruno con il vostro DJ. Guardate che meraviglia, c'è tanta storia in questo piccolo borgo, chiese, palazzi antichi come quello dei Gordiano. E qui troviamo il nuovo punto store di Serra San Bruno, Stingi, famoso anche soprattutto come pastificio. Adesso entriamo in diretta a dare un'occhiata. Permesso, buongiorno. Buongiorno. Come va? Buongiorno, salve. Allora, senta. Benvenuti allo Stingi Store di Serra San Bruno, dell'azienda Stingi, dei fratelli Stingi. Senta, una domanda velocissima. Perché avete deciso di aprire qui, in questa zona di Serra? La Calabria ha un sacco di... c'è un sacco di imprenditori che vogliono investire nel nostro territorio, quindi abbiamo deciso di puntare sulla Calabria perché è un territorio bellissimo e quindi ci si fa... Come nasce l'azienda Stingi? Allora, come nasce? Nasce dalla passione di Michele Stingi, che in un viaggio a Milano si appassiona ai pastifici della zona e quindi decide di portare il pastificio qui in Calabria, anche perché non c'è un pastificio che... cioè c'erano dei pastifici regionali, però non di tipi commerciali come spaghetti, rigatoni, eccetera eccetera. Quindi c'è un pastificio di prodotti commerciali, cioè. Poi c'è il pastificio del sud, che è un'altra pasta che è sempre artigianale, fatta da noi, con una tecnica di lavorazione diversa, con un'essiccazione diversa. Senta, allora spieghiamo a coloro che ci guardano per la prima volta intanto il negozio. Se iniziamo, illustrateci un po' di prodotti. Questi cosa sono? Allora, questi qua sono kit gelatosino fatto con la gelatosa di Serra San Bruno in collaborazione, che ha 3 pacchi di pasta e un mestolo di legno, c'è anche il forchettone. Questi, e che sono... pasta è questa? Come si questi chiama? Questi qua sono spaghetti, c'è la mafalda, ci sono un tipo di... Senta, ma rispetto ad altri tipi di pasta che troviamo nei supermercati, il messaggio che vorrei dare io, no? E qual è? Cioè, che tipo di pasta fate? Perché bisogna comprare Stingi? Pasta artigianale. È pasta artigianale, si tratta di pasta che è del territorio nostro. È del territorio nostro. Quindi a chilometro zero. Sì, esatto. Cioè, ci sono dei tipi industriali, però fatti con delle tecniche di lavorazione sempre calabresi. Ok, parliamo invece di questi. Allora, questi qua sono pastificio del sud, come vi dicevo poco fa. Pastificio del sud, a differenza di pasta Stingi, ha una tecnica di lavorazione di 50 ore di essiccazione rispetto alla pasta Stingi, che ne ha 36. Ed è meglio, questi, diciamo, qua, 36 o meglio 50? No, meglio 50, però 36, capiamoci su dei grossi numeri, perché pasta Stingi fa dei grossi numeri. Invece l'antico pastificio del sud ha un grano calabrese anche, oltre alla pasta Stingi che ha un grano pugliese e siciliano anche. E questa qua invece ha dei grani calabresi di molini piccoli anche, e con questa tecnica di lavorazione riusciamo a fare meno numeri, però una pasta molto molto più... Senta, la mia domanda è: perché avete scelto di collaborare con questo antico pastificio del sud? No, siamo sempre noi. Ah, siete sempre voi? Sì, sempre prodotto da pasta Stingi. Però con un altro tipo di lavorazione, questo di essiccazione. Questo qua è un altro marchio. Senta, ma voi... artigianale meridionale. Dove siete? Al nord dove? Dove vi noi possono siamo trovare? Siamo nella zona di Milano, di Bergamo. Poi successivamente apriremo anche dei punti store nel nord, a Milano, Torino, a Roma, eccetera eccetera. Ma la mia domanda è, se io volessi andare, vado a Milano, volessi acquistare la vostra pasta, dove la trovo? In che store, supermercati? Ci sono dei punti, piccoli punti vendita. Dove, diciamo? Nel centro di Milano, centro di Bergamo, adesso di preciso non... No. Ma se io tipo vado in un grande supermercato tipo la Metro, che si compra un pacco, non la trovo? No, perché no, non lo mettiamo solo in questi punti vendita piccoli. Che scadenza ha? Quanto dura un pacco questi di pasta? Qua sono 3 anni minimo di scadenza. Quindi ottimo, quindi è per l'essiccazione questo. Sì. Poi vediamo altri prodotti, vediamo. Allora, altri prodotti di ci qua. Sono i sughi, che sono fatti in collaborazione con altre aziende calabresi, questi qua invece. Questi qua sono sughi pronti, questi sono facili da fare, c'è il sugo all'anduia, sempre calabrese, c'è il sugo alle olive, c'è il sugo al tonno, il sugo all'arrabbiata. Poi c'è pesto rosso calabrese, peperoncino e pistacchi. Peperoncino e pistacchi, molto buono.
Poi c'è pesto verde alla genovese, la solita ricetta alla genovese. Questo qua è salsiccia e funghi. Poi c'è la matriciana e la passata di pomodoro calabrese. Quella, senta, quella invece... passata di pomodoro calabrese non è la solita passata di pomodoro, è una passata di pomodoro come se posso chiedere, i pomodori, se lo possiamo dire, da dove vengono? E i pomodori sono sempre calabresi. Sì, quindi sì, tutto a chilometro zero. Vedo dietro di lei che siccome si avvicina la Pasqua ci sono le prime uova, sempre uova Stingi. Allora vediamo, allora, partiamo da questo. Questi sono uova di Pasqua cioccolato al latte, sempre a marchio Stingi, sempre dei produttori calabresi. E questi qua sono il solito uovo commerciale, quindi cioccolato al latte. Al latte. Poi ci sono altri cioccolati, altra cioccolata, ad esempio, altre uova di Pasqua, che sono i nocciolati. Ricoperto di nocciole. Ricoperti. C'è questa linea gourmet. Questa linea gourmet. Sia il grande che il piccolo. Poi c'è sempre, questi qua sono sempre cioccolato al latte. Questi poi con le sorprese. Questi qua perché sono stati richiesti da dei clienti anche. Possiamo portare anche dei, diciamo, portare anche dei altri marchi. E c'è Me Contro Te, oggi è Lion. Senta, vedo dietro di lei un ben di Dio, c'è cioè di decorazioni. Sì, questi qua sono sempre illustriamole, migliori. Come sono fatte? Partiamo questi dalla sono prima. Linea gourmet, linea al pistacchio. Quindi decorati al pistacchio con fuori. Con granella di pistacchio, sì, esatto. E poi c'è questo qua che è bipistacchio. Cioè e lo volevo comprare, cioè, venduto. Venduto. Sì, perché questi qua fanno una... vanno subito, volano via subito. Questo come è fatto? Bipistacchio. Questi qua bipistacchio è sempre granella di bipistacchio, ma con la colata di cioccolato sopra. Quindi. Senta, poi vediamo, a parte le uova qui, invece altri tipi, sempre cocco, venduti. Sempre cocco. Tutto al cocco. Questi qua al cocco. Questo è bigusto al fondente con la granella di nocciola e la cioccolata bianca, e c'è anche il cioccolato nero. Questa è linea fondente. Linea fondente. È sempre linea fondente, questo qua. Senta, ma questo è esposizione, giusto? Sì, questo non è pieno di Nutella. No. Se no me lo compravo. Allora, Nutella, prossimamente porteremo le Nutelle di tutte le grammature, poi porteremo anche altri prodotti Nutella. Questo perché c'è una grossa richiesta anche di altri prodotti, oltre ai nostri Stingi. Senta, chiudiamo questa intervista perché io non voglio far vedere tutto, così incuriosiamo allora, le persone che anche... guardano l'intervista, per non far vedere tutto, così dicono andiamo a vedere, perché facciamo vedere tutto, poi la gente vede tutto, non gli viene quella curiosità di venire a trovarvi. Però voglio che mi illustri gli ultimi prodotti. Sì, allora, ti chiudo con dei prodotti... dolciari, si tratta di bacetti, ci sono bacetti rum e bacetti chartreuse, molto importante questo qua perché il l'amaro di Sera San Bruno, cioè lo chartreuse, certo, l'amaro all'erbe. Sì, amaro all'erbe, poi c'è sempre la cioccolata chartreuse. Questo è originale davvero. Sì, 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 questo e qua... sa di chartreuse. Esatto, esatto, c'è un 4% di chartreuse, praticamente arriva anche la crema spalmabile alla chartreuse. E poi ci sono gli amaretti Stingi, il cioccolato alle nocciole intere, il cioccolato bianco e questo è un altro tipo. Senta, per coloro che ci stanno guardando per la prima volta e lei li volesse invitare a venire qua, dove ci troviamo? Noi ci troviamo a Sera San Bruno, Corso Umberto I, e vicino alla farmacia Cordiano. Di fronte, diciamo. Però, nella farmacia Cordiano, per i turisti che non sanno, vicino alla Chiesuleta. Ok, come orari? Come orari dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Dal lunedì al sabato, domenica vicino alle feste, anche un'apertura straordinaria dalle 9 alle 13. Un telefono? Un telefono 376-103-9002. Senta, la pagina Facebook? Pagina Facebook Stingi Store Sera San Bruno. Quindi c'è anche tutto attaccato? Sì. Stingi Store Sera San Bruno. Sera San Bruno e poi c'è Stingi Store anche su Instagram. Instagram. Stingi Store, ecco, senta, poi l'ultima domanda. Vedo dietro di lei, sembra un logaritmo, un disegno particolare, rappresenta questo qualcosa? Questo qua è un logo visto a Expo, è portato da Michele Stingi che lo ha rifatto. Ma cosa rappresenta? Sembra le spighe del grano? Sì, esatto, ecco. Esatto, bravo, sì. Esatto, hai nominato proprio. Le spighe del grano che si intrecciano. Senta, chiudiamo questa intervista. Oggi una giornata meravigliosa, il 9 aprile del 2022, sera, sempre estate. Sì. Per un messaggio che vuole dare agli imprenditori come lei, giovani, che volessero in qualche modo rimanere nel proprio territorio, che messaggio vuole dare? Devono rimanere sul territorio perché c'è tanta bellezza
nel nostro territorio, quindi si può fare tantissimo. Si può fare tantissimo. Si può fare. Molti dicono no, ma vado al nord perché dice là mi trovo meglio, faccio di più. No, non c'è proprio differenza. Non c'è paragone. Nord, il nord è un potenziamento rispetto a quello che possiamo fare qua, però i prodotti a chilometro zero qui della Calabria, del sud Italia, non sono come i prodotti del nord. Va bene. Grazie ancora dell'intervista. Grazie. E vi auguro veramente un crescendo di emozioni nella vita e nel vostro lavoro. Grazie.